tassello quello che aggiungiamo, ma di un lungo percorso che abbiamo iniziato nel 2018, un gruppo di associazioni, cooperative, cittadini, volontari, che si sono uniti con questa idea, se vogliamo anche un po' folle, ma secondo me i sogni in qualche modo devono essere realizzati, altrimenti non ha senso la partecipazione, che è quello appunto di risanare o comunque riattivare i 5 tunnel ferroviari che ci sono sulla via Pontano. Via Pontano per noi è importantissima perché è la via che rappresenta la street art, la storia della street art milanese. Ci sono 35 anni di attività, di gruppi internazionali estremamente importanti, quindi vi invito a conoscerla, è proprio qua dietro di noi. E quello che abbiamo fatto è stato appunto lanciare il cuore oltre l'ostacolo, decidere di partire dal primo tunnel, che era quello di Apaleo, che aveva più problemi, che aveva problemi seri da un punto di vista strutturale, delle sue condizioni, risanandolo attraverso che cosa? Attraverso l'arte e attraverso la bellezza. Io credo che abbiamo profondamente bisogno di condivisione attraverso la bellezza e la cultura. E la cultura per noi è identitaria ed è fortemente presente in questo quartiere perché, lo voglio ricordare, in via Padova sono presenti 24 etnie. Quindi subito abbiamo pensato a questa idea, prima c'era appunto, di via Padova Mondo, perché noi in qualche modo siamo uno spaccato del mondo con tutte queste culture presenti. E quindi volevamo che questa identità e questa idea uscisse e si trasmettesse agli altri. Quindi è un percorso che della Tunnel Boulevard che noi stiamo portando avanti. Anche ieri eravamo con i cittadini a risistemare il nostro appunto tunnel di via Padova. Lo faremo con altre azioni che riguardano soprattutto la comunità giovanile, a cui siamo molto attenti, attraverso azioni che riguardano lo skate park, azioni che riguardano appunto ancora una volta l'arte, e lo faremo nei prossimi mesi e nei prossimi anni.